Architetto Patrizia Campidi, si fa un gran parlare del futuro del Teatro Verdi da tempo, ma soprattutto in questi giorni. Quale deve essere secondo lei e secondo voi il futuro di questa struttura? Noi, come gruppo di professionisti che operano nell'ambito locale, ingegneri e architetti, abbiamo sentito la necessità di proporre una lettera aperta alla città, nella quale appunto esprimiamo una nostra idea circa il futuro del Teatro Verdi. Innanzitutto riteniamo che sia necessario a questo punto imboccare una strada abbastanza chiara e anche che dia dei tempi certi per restituire il teatro alla città, perché comunque un teatro è un luogo dell'identità cittadina. Il Teatro Verdi è sempre stato il teatro di Terni e da troppi anni è chiuso e non è, diciamo, utilizzabile da parte della città, per cui questa è una priorità. Detto questo, riteniamo che sia necessario comunque predisporre un progetto di rifunzionalizzazione complessivo di tutto il teatro, magari attuabile per stralci, ma non procedere per parti senza avere una visione globale del tema da sviluppare. Fatte queste considerazioni preliminari, ci sentivamo anche di esprimere una nostra posizione rispetto all'idea che in questi giorni sta prendendo corpo nel dibattito cittadino, che è quella appunto di riproporre per il Teatro Verdi la veste del teatro progettato dall'architetto Poletti, che di fatto oggi non esiste più, e quindi non si tratterebbe di un'operazione di restauro, ma quanto di una riproposizione di un falso storico sostanzialmente. Quindi la nostra idea è quella di pensare, guardare in avanti, non ripiegarsi sul passato. Quindi pensiamo che anche l'architettura contemporanea, anche nelle sue massime espressioni, ma anche a livello locale, abbia tutta la dignità e la possibilità di avanzare una proposta. E quindi la nostra idea è quella di proporre un nuovo assetto del Teatro Verdi che sia rispondente però alle esigenze, diciamo, dell'attualità, quindi rispetto alle iniziative, diciamo, di spettacolo, iniziative di incontro, di eventi che caratterizzano la società attuale. Lei, rispetto all'ipotesi polettiana, definiamola così, ci ha raccontato prima un aneddoto relativo ai suoi familiari. Se può Sì, raccontarcelo di nuovo. no, dicevo che il teatro di Poletti forse l'ho conosciuto solo tramite racconti di mio nonno. Io sinceramente non sono giovanissima, non l'ho mai visto. Mio nonno veniva, penso, nei primi anni del Novecento da bambino con la famiglia a vedere gli spettacoli di opera lirica. Però ecco, poi io ho anche i miei ricordi legati al Teatro Verdi, che sono quelli degli anni 70, degli anni 80, e quindi con quella che è oggi la forma e la sembianza del teatro. Per cui diciamo che penso pochi cittadini di Terni ricordano sostanzialmente il teatro polettiano. Questo. Ingegnere Stefano Bufi, la vostra proposta è quella di un concorso di idee per trovare un futuro, una strada percorribile per il Teatro Verdi. Qual è il suo pensiero in merito? Io penso che la città di Terni abbia una vocazione alla modernità, alla contemporaneità. Si parla molto di identità della città. Secondo me l'identità della città è quella della trasformazione, del mutamento, dell'aggiornamento e di stare al passo con i tempi. Quando fu rifatta la torre civica dell'ex Palazzo Comunale della Biblioteca, fu scelto di fare un progetto moderno innestato su un edificio antico. Ecco, questo secondo me simboleggia un po' quella che è la vocazione della città. E io credo che in un momento come questo, in cui Terni appare ripiegata su se stessa e un po' spenta, non ci sia niente di meglio di un concorso di idee che mette a confronto varie soluzioni progettuali per vivificare il dibattito culturale in città su un tema così importante come il Verdi. Penso anche viceversa che non servano a nulla, anzi siano controproducenti gli anatemi di chi grida guai a chi tocca il Poletti facendo solo disinformazione, perché dimostra di non sapere che, ahimè, il teatro del Poletti non esiste più da 70 anni.